Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Fa vomitare. Fa vomitare. Anzi, ti mette tristezza. Se si potesse tornare indietro, ora saremmo in giardino a curare i fiori, a giocare col gatto, ad acchiappare le farfalle. E invece ecco qua. A te non viene fame. A volte mi preoccupi. Senti. Giorni di follia, si vede all'orizzonte aria di malattia che colpisce chiunque, non ha importanza chi tu sia. Giovane o vecchio, è ricco il senza tetto, è un male che ci colpisce da dentro, non lascia scampo e purtroppo lascia il segno, distruggendo ciò che abbiamo attorno. Personaggi a sfondo che un tempo davano senso a un mondo che da molto ha perso valore diventando corrotto. Vogliamo sempre di più e ci lamentiamo troppo, guardando la TV e non facendo un cazzo. Dimentichiamo chi siamo, da dove veniamo, ammazzandoci di complessi perché non siamo simili a tronisti. Io invece mi diavo, personaggi come Tesla o Ghina non conosciamo nemmeno la metà di ciò che c'è stato spacciato per verità. La verità è che ti hanno sempre ingannato, deviando la tua attenzione su cose stupide prive di valore, ma a volte lo stesso valore è futile se ciò che conta alla fine sono molto stupide. Continua a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Io continuo a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Che gente di merda, mi tocca salutare, purtroppo la realtà è questa. Ecco perché mi nascondo nell'ombra alla ricerca di gente modesta, fuggendo dalla luce la mia ricchezza si basa su piccole cose, ma chi interessa? Il sole che ci scalda oppure fresca brezza che a volte sembra in certi momenti una dolce carezza. Ciò che mi è sempre mancato, un gesto, un contatto quando è stato più importante di tutto essere semplicemente amato. Poi crescendo ti ritrovi spesato in un mondo dove conta solo apparire, la verità non si racconta. Quando è troppo scomoda rischi di perdere tutto, un altro rapporto che si fonda sulla menzogna. Non mi tocca, non ho mai finto di essere chi non sono, specialmente per una donna. Scusa se non sono come vuoi, non puoi farmene una colpa. Ascolta, credo ancora in valori che la gente scorda, più semplice seguire una rotta già percorsa. Io continuo a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Io continuo a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Non è per così divertente. Potrai mai perdonarmi? Tu non puoi capire. Uno deve godersi le piccole cose. Mi secca dar retta a uno che si muove come dinamite sempre. Ma questa me la segno. Regola numero 32. Goditi le piccole cose. Soprattutto se alla fine nessuno ti presenta il conto. Credo che tocchi a te. Vite a notis. Io continuo a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Io continuo a cercare nelle piccole cose il male, la soluzione al male alla portata di tutti. Devi provare a lasciar stare chi ti vorrebbe comprare, non sa che ci sono cose molto più preziose e rare di storie a rate finite guarda caso quando non le puoi più pagare. Quando temi tutto quello che puoi incontrare, smetti di uscire. Sono sempre stato un solitario, evitavo accuratamente le persone come se fossero zombie. In ogni caso non potevo più fingere che quello che cercavo l'avrei trovato a casa. Non avevo più una casa. Come diceva l'immortale Jean-Paul Sartre? L'immortale... Tu come dicevi? Dammi un aiutino. Come diceva... L'immortale filosofo Jean-Paul Sartre. Au revoir, talpa. Giusto.